Episodio 18. La guerra dei vacchi. Bene, siamo arrivati quindi, siamo quasi in cima al gioco. Non posso arrivare ora. Ma Crash. L'ombra di Crash lì. Dovremo combattere per entrare nel robot e salvare tua sorella. Allora, ipotizzo che là sotto dove c'era l'ombra sia la zona dove inizia, esatto. E c'era già Crash in premovimento. Giustamente, quando il televisore era a 4 terzi, non si vedeva quella parte, era nascosta. Sono ritornate. Ah no, sono i nuovi questi nemici. Sono le topine di Nina queste. Ma levati. Ma quanto siete resistenti? Ma basta un po'. Guarda! Va bene una triangolata e muoiono, però, per carità. C'è un eroe cattivo. E c'è un eroe cattivo. Ecco qua. Via tutte le fangirl. Le fangirl sono il male delle community. E no. Perché? Te lo spiego dopo. Quando sei più grande te lo spiego il perché. Allora, qui non c'è più nessuno. Purtroppo mi rude un po' le balle dover già dire addio alla lucertolilla. Ok. Era esattamente quello che speravo sarebbe successo. Tra l'altro il gorilla qua è diverso da quello che abbiamo già visto, perché ha anche le cornina. Ecco qua, ti distruggo casa, Cortex. Ma giusto perché sono stronzo io, non per cose. Ok, questo non si distrugge. Ecco qua. Va bene, andiamo avanti. Era solo voler prendere un po' di cose in più. Tanto non ci arrivo al massimo adesso. Tiriamo giù anche lui. Guarda che ha aperto la bocca. Poverino. Boogity boogity. Discesa rotante. Ovviamente non posso entrare con lui. Sì, fammi scendere però. No, giustamente se c'è lui non posso provarla. Ma mi sono rimpicciolito? Non capisco. Cosa fa la discesa? Ruota la levetta analogica sinistra e premi il comando azione. Lo sto facendo. Non comprendo cosa dovrebbe fare. Otto, numero perfetto. 8 maschere crescenti prima che il tempo scada. Vabbè, se abbiamo lui forse ce la facciamo. Fammele prende però, dobbiamo sbrigarci. Allora, una è là sopra. E dai, elevatevi tutti! Madonna di quelle miserie mie! Non è possibile essere circondato neanche entrato nel livello, dai! Mamma mia! Capisco la difficoltà dell'endgame, ma che cacchio! Sono davvero furiosa, ti spacco la faccia ora! Ecco qua, andiamoci a prendere... Vabbè, vogliamo giocare o magari no, eh? Ma levati, cretina. Ecco qua. Dammi la maschera. 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 Grazie che me l'hai distrutto tu in anticipo. Oh, aspetta. Ecco qua, di nuovo. Allora, me ne mancano tre. Una è là. Una è qui, perfetto. Torna da me tu. Quindi in teoria una è lì e una è qua sopra. Ci dovremmo essere. Dai. Dai. Ecco qua. Ecco fatto, 8 maschere. Vieni qua che ti tiro un calcio ora. Sono tutti morti? No.
Ti sta bene. No, strano, non c'è una piattaforma questo giro. Incredibile. Quindi, prendiamoci il pupazzo e usciamo da qui. Ah, devo allontanarmi ogni volta. Va bene. Ma più che altro non ho capito l'ultima mossa cosa dovrei fare. Non ho ben compreso il suo utilizzo. E dai, neanche apparso. Vabbè, mi fate giocare o volete giocare per i fatti vostri? Guarda. Boh, vabbè. Ecco qua. Stupide fangirl eliminate. Perfetto. Mi rimani fuori solo tu ora. Appena riesco a tirarti un colpo. Ecco qua, fatto. Ok ragazzine, venite qui. Ma levati. Ti tiro una taserata in faccia. Ci sono tutti quanti i mutanti grossi che abbiamo incontrato fino adesso, tranne la lucertola. In realtà la lucertola è l'unica piccolina. Gli altri, il gorilla, il mammut, sono grossi. Chissà proprio perché la lucertola. Ecco qua, ovviamente muro di Uka Uka. Io prima però. Sai che non sono scemo? E mi occupo di voi dalla distanza. Ecco fatto. Madonna mia, come ciserare questa zona. Fatto. Tanto probabilmente è tutto, sconfiggi i nemici e poi il portale si apre. Credo. Una parte di me ci crede. Qualcun altro? Devo per forza scendere? Devo venire lì? Quando mai? Dai? Oh, vaffanculo. Non ci voglio credere. Vieni qui. Perfetto. Questo però non lo raggiungerò mai. Ovviamente. Sì, va bene. Ah. Cioè, in pratica è inutile prendere quello di ghiaccio. Ecco qua. Ovviamente. Guarda, lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe esattamente finita così. Basta un po' con quello lì che spara. Madonna mia. Vieni qua, dai. Ho bisogno che congeli un po' i tuoi amici. Solo 10? Speravo qualcosina di più io, eh. Basta un po'. Madonna mia. Che scassamento di palle sti nemici a volte. Basta. Ma vorrei anche giocare, Dio mio. Vabbè, certo, quando lo fai tu però la difesa è infinita. Belli sti giochi, eh. Peccato, madonna mia, solamente per ste stronzate. Già. È proprio vero. La democrazia qui è tutto giusto.
Vieni qua da me. Eh sì, certo. Ma ancora, quanto dura sta parte? Ecco qua. In realtà è stata una cosa inutile la mia, però. Ecco qua. Almeno ci leviamo subito dalle scatole anche lui. Oh, poverino. Non mi puoi colpire se sono in alto? Ecco qua. Basta un po'. Ancora, basta. Ma quanto sta durando sta zona? È una battle royale. Dai, la combo. Spero che fossero... Ok, re delle combo, andata. Almeno quella. Siamo sicuri di averla fatta. Ancora. Basta. Basta. Non vi sopporto più. Voglio andarmene da sta zona. Che cacchio. Ah, ma allora ci arriva la manata. Deve prenderlo bene l'artiglio alla fine, ma ci arriva. Dai. Ecco qua. Oh, Dio mio. È durata più del necessario questa zona, veramente. Ok, posso passare o... lo sapevo che finiva così. Vieni qua. Ma statevene buone. E me ne vado a casa. Ragazzina, devi restarci a casa tu, se non vuoi finire congelata. E lo sapevo. Vabbè. Vabbè, tanto è bloccato anche lui dal ghiaccio, voglio dire. Aspetta, 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 ci penso io. Io vengo colpito dal ghiaccio e io ti colpisco dal ghiaccio. È così la vita, no? Ma vaffanculo, l'attacco di ghiaccio del riccio di ghiaccio qui non serve una sega. Dura troppo per caricarsi e non colpisce mai. Beh, quando si dice perfect frame, dammi quelle sfere. Chissà se ho mancato dei cessi, mi sa di sì, sai. Fuori dalla mia proprietà. Codardo eroico. Lì dietro mi sa che c'è qualcosa, vero? Mi sembra di sì, ma non ci giurerei. Distruttore di scagnozzi. Distruttore di cessi. Distruttore delle proprietà altrui. Non si distrugge sto piano? Oh, lo sapevo che c'era una porta segreta. Era palese ci fosse qualcosa. Va bene, guarda. Mi va bene anche così. Contento di averlo fatto perfetto. Ughidi bughidi. Info sulla marmocchie sbloccate. Questo livello cortino, eh. Non male.